dalla California a Rimini per proporre la sfida dell'innovazione sostenibile sul fronte delle infrastrutture, dei servizi e della mobilità. Nella seconda giornata di Ecomondo 2017 si è tenuto l'evento Circular Smart Cities, incontro dedicato allo sviluppo e all'applicazione dei principi della Circular Economy nell'ambito urbano. Internet of Things e Big Data al servizio di cittadini e pubbliche amministrazioni, una sinergia possibile solo con la convergenza di intenti tra le aziende che lavorano nel territorio e le pubbliche amministrazioni. Il caso della cittadina di San Leandro ha fatto emergere percorsi e iniziative per rendere le nostre città sempre più smart e sempre più sostenibili. In che modo l'utilizzo dei big data e dell'Internet of Things può aiutare a rendere le reti di servizi per i cittadini più sostenibili? I big data, come si può monetizzare loro, e questo è il punto principale. Quello che facciamo è di creare progetti che le città possono adottare. E siamo 5 organizzazioni e queste nostre iniziative sono messe ad uso delle comunità. La nostra sfida sarà come far sì che le persone adottino queste idee e farle incorporare nel loro ciclo di vita. Sono il nostro futuro, facciamo adesso quello che possiamo fare per gli studenti, ma loro saranno il nostro futuro. Come città abbiamo una rete molto veloce in fibra, 10 giga al secondo, e vogliamo collegare tutte le scuole a questa rete. Vedevamo in giro tanti rifiuti e volevamo far coinvolgere i giovani per far sapere loro come gestire la situazione, come poter vivere meglio la loro città. Bisogna coinvolgerli e fargli delle domande in modo che loro possano contribuire a pensare a come sarà meglio il loro futuro per trovare una soluzione. La nostra città adesso ha un capo del governo che non è, diciamo, sostenibile, e speriamo di poter almeno la nostra città andare avanti, anche se il nostro leader non lo farà. E San Leandro vuole fare questo passo. Can do this, and they're part of that.